Salve bibitine e bibitini e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con la top 5 letture del mese di giugno 2022. Mese purtroppo costernato dai problemi per quanto mi riguarda, perché tra gli esami, tra date rimandate, date spostate, date anticipate, date posticipate, ho finito per non capirci più una mazza della mia vita. E se di solito non capisco una mazza in generale, stavolta non riesco nemmeno a capire qual è il senso della mia esistenza. Ma scherzi a parte, non siete qui per sentire le mie lamentele. Di conseguenza direi che potete correre in cucina a prendere dei popcorn, una bibita fresca, per gustarvi al meglio quest'ultimo contenuto del vostro Malta, perché oggi vi andrò a dire quali sono state le letture più belle che ho fatto in questi ultimi 30 giorni, ma prima di far ciò, come sempre, sigla! Ma prima di cominciare con la top, vi voglio ricordare che in descrizione sono presenti il link per il mio canale Twitch, il gruppo Telegram e la pagina Instagram, di conseguenza vi ricordo di venirmi a seguire anche su quelle piattaforme. Grazie mille a chiunque voglia supportarmi. Detto questo, possiamo cominciare con la posizione numero 5. E partiamo letteralmente a bomba con Planet Hulk, fumetto edito in Italia da Panini Comics, che vede come protagonista appunto l'omonimo supereroe verde. Questo fumetto è riuscito a sorprendermi più che altro perché abbiamo scoperto nuovissime sfumature per quanto riguarda questo personaggio, abbiamo approfondito un pochino la sua psiche, ma soprattutto abbiamo imparato ad affrontare e a comprendere maggiormente il dualismo tra Bruce Banner e lo stesso Hulk, in un fumetto che a tratti pare anche quasi filosofico. Sto scherzando, vi stavo prendendo per il culo, è solamente Hulk che spacca tutto, che è incazzato perché l'hanno esiliato su un altro pianeta e che trama la sua vendetta nei confronti di tutti gli altri supereroi e spacca e ancora spacca cose. Quindi sì, è banalmente un fumetto pieno di mazzate, ignoranza, divertimento, ma è una di quelle letture che ti fanno dire «Oh, ne avevo proprio bisogno!» E poi, le tavole sono un qualcosa di strepitoso, a mio dire. Molto 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 ignorante Cacciaro, ve lo straconsiglio se cercate una lettura supereroistica di questo stampo. E la quarta posizione è occupata dal secondo volume di Yamahiro di Kengo Nazawa. Manga che sarebbe potuto benissimo essere anche qualche posizione più in alto, ma dato che l'ho già letto qualche anno fa nella sua edizione GP, l'effetto sorpresa è scemato e di conseguenza ho deciso di metterlo solamente, tra virgolette, al quarto posto. Vale lo stesso discorso già fatto nello scorso video delle top letture, questo è un manga molto particolare con un sistema di narrazione altrettanto particolare e dei personaggi molto umani, bensì molto caratterizzati. Comunque spero abbiate capito. E finalmente tra le sue pagine possiamo anche ammirare i fantomatici zombie, che sembrano in qualche modo mantenere qualche ricordo della loro vita passata. Ma queste sono solamente mie congetture, in quanto la lettura di Yamahiro si ferma qui. Infatti lessi solamente i primi due numeri dell'edizione GP, e di conseguenza dal terzo numero in poi sarà tutto una sorpresa. E se i presupposti appunto sono quelli già visti in questi due primi numeri, beh, siamo in ottime mani. Non vedo davvero l'ora di vedere come la storia va avanti. La terza posizione invece è occupato dall'Imperatore del Giappone, edito in Italia da Ippocampo Edizioni, in particolar modo il volume numero 2. Ho scelto di mettere in questa posizione il numero 2 anziché il numero 1 perché banalmente mi è piaciuto di più, in quanto troviamo il futuro imperatore già cresciuto un pochino e capace appunto di compiere le sue scelte per conto suo. Lo vedremo dunque crescere e affrontare l'adolescenza e incontrare quella che sarà la sua prima moglie, penso anche l'unica ovviamente. E il loro rapporto è tanto bello quanto particolare e più volte vi farà esclamare che carini. In ogni caso questa serie è riuscita a sorprendermi davvero tanto, complice anche il fatto di avere una storia ricca di intrighi, politici e non, ma soprattutto personaggi ben caratterizzati. Se volete saperne di più su questa serie vi lascio il video che ho fatto qualche settimana fa in collaborazione appunto con la casa editrice. La seconda posizione di questa classifica se la aggiudica A Sign of Affection, edito in Italia da Star Comics. La storia vede come protagonista la giovane Yuki, una ragazza sorda, la quale mentre si recava in università incontra e conosce appunto sul treno il giovane Itsumi. Tra i due scatterà subito una certa affinità e di conseguenza anche la scintilla, ma siccome ci troviamo in uno shoujo, prima che la relazione vada avanti passeranno volumi e volumi. In ogni caso mi è piaciuto davvero tanto, soprattutto per la chimica dei due personaggi, davvero ottima fin dal loro primo incontro. La storia poi, seppur non sia ricca di colpi di scena, riesce ad intrattenere, nonostante appunto non è che accada molto tra le pagine di questo manga. Ma come già accennato qualche secondo fa, è appunto la chimica dei due personaggi che lo rende in qualche modo speciale. È inutile che ve lo dica, Yuki è una vera e propria waifu di prima categoria, tanto dolce quanto impacciata. Inoltre, i disegni di Sumo Rishita sono un qualcosa, a mio dire, di spettacolare. Apprezzo anche tanto il character design. E ora sotto con la migliore lettura di questo mese.
Alla posizione numero 1 non potevo che non mettere il 32esimo numero di My Hero Academia di Kohei Horikoshi. Se mi seguite da un bel po' di tempo saprete come questo sia uno dei miei manga da battaglia preferiti in assoluto, in quanto lo reputo superiore a tantissima altra roba che oramai si trova in giro. Infatti, soprattutto negli ultimi numeri, penso che l'autore si sia superato, proponendo una serie di cliffhanger, colpi di scena ed eventi che nessuno si aspetterebbe, che lasciano appunto il lettore a bocca aperta e desideroso di averne di più, perché quando voi leggerete il numero 31 vorrete leggere il 32, quando leggerete il 32 vorreste avere subito tra le mani il 33. Ma purtroppo la vita non è così, fa schifo e di conseguenza dovrete aspettare. Posso solo dirvi che questo volume è solamente la punta dell'iceberg di quello che arriverà tra qualche volume, in quanto appunto leggo My Hero Academia su Manga Plus, l'applicazione ufficiale del gruppo di Shueisha, quindi in modo del tutto gratuito e legale. Ma ho comunque apprezzato moltissimo questo numero, in quanto ci propone un nuovo personaggio davvero molto carismatico e una delle battaglie, a mio dire, più belle di tutto il manga. Inoltre ci verrà messa anche davanti la crescita del personaggio di Deku e di come si senta responsabile di tutto ciò che è accaduto nei volumi precedenti, e questo appunto metterà in risalto tutto il suo percorso di crescita fatto dal volume numero 1 fino ad arrivare a quest'ultimo. E poi nulla da dire sui disegni di Horikoshi, sempre spettacolari. E a voi piace questa serie? Fatemelo sapere magari con un commentino qua sotto. E queste erano le top 5 letture di giugno 2022. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto ditemi quali sono state le vostre migliori letture. Detto questo, il video si può concludere qui, io spero vi sia piaciuto, come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, bla 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 bla. Mi raccomando, followatemi su Twitch ed entrate nel gruppo Telegram, ma anche seguitemi su Instagram, mi raccomando. Detto questo, io vi voglio salutare e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!